Nell'epifania più travagliata, Belén Rodríguez si trova al centro di un vero e proprio dramma a causa di una tempesta di fulmini che ha colpito l'area di Reta, nella provincia di Buenos Aires, in Argentina. Benvenuti su Gossip Italia News, notizie in tempo reale. Metti un like al video, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. La showgirl ha condiviso sui social un video che la ritrae in una situazione inaspettata e sconvolgente. Nel filmato, Belén appare con un asciugamano in testa, indossando una camicetta da notte a canottiera, piedi scalzi e con una cavigliera, mentre si impegna a spalare via l'acqua e il fango che hanno invaso il luogo dove alloggia con la famiglia. La tenuta, dotata di una grande piscina, è diventata teatro di un vero e proprio disastro a causa del maltempo. Insieme a Belén, presenti anche i suoi figli Luna Maria e Santiago, oltre al nuovo compagno Elio Lorenzoni, che sembra ormai aver conquistato il cuore dell'intera famiglia Rodríguez. Tuttavia, la tempesta ha creato notevoli disagi, costringendo migliaia di persone a rimanere bloccate in casa. Belén ha voluto rassicurare i suoi fan pubblicando il video con il messaggio: "Tempesta elettrica. Un disastro. Migliaia di persone bloccate in casa. Fortunatamente stiamo tutti bene." Tuttavia, la preoccupazione è palpabile nelle sue stories, dove esprime timori riguardo alla possibilità di nuove inondazioni che potrebbero impedire loro di ripartire. Attualmente al centro di gossip legati a Stefano De Martino e Antonio Spinalbese, padri rispettivamente di Santiago e Luna Marie, Belén ha deciso di trascorrere le vacanze natalizie lontano dall'Italia per concedersi un momento di relax con la sua famiglia e il nuovo compagno Elio. Nonostante le difficoltà, la showgirl sembra aver ritrovato la serenità, mostrandosi sui social con un look semplice e disinvolto, ballando addirittura insieme a un bambino, ironizzando sulla celebre frase di Virginia Raffaele: "Mi è caduta la spallina". Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news. Lascia un mi piace al video e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale.